ce lo fa prima che chiudiamo il collegamento, ci fa vedere qualcuno di quei cimeli, perché arrivano continui messaggi agli ascoltatori, quello è il sole delle È la Alpi, quello storia è della Lega, Bossi dai. da bambino, cioè qual è il pezzo più bello di questo museo La maroniano? bandiera americana, Cioè a poi. parte i superalcolici. Questa foto qui riconoscete con chi sono? Quale? No, no, è troppo Questa che piccolo. indico. No, È Beppe troppo. Grillo. No, No. è colpo di Clamoroso, scena. clamoroso al Cimari, colpo di scena. Ci spieghi Cioè, tutto, ma quindi con i Manopoli? 5 Stelle si canta. Era un No. tempo, tanto tempo fa, prima che nascessero i 5 Stelle, e io ero andato da lui per intervistarlo e fece un'intervista alla Padania, il Gratis. giornale della Ah, Lega. no, Figuratevi un po', fantastico. era la Che preistoria, diceva, ecco. se lo ricorda Maroni, cosa diceva? Ma diceva peste e corna di tutto, ovviamente, quindi Quindi è era molto, coerente. per noi era molto interessante perché era l'antipolitica ed erano gli anni in cui la Lega si scatenava contro il pentapartito, insomma, no? Quindi ci faceva un po' gioco. Poi, vabbè, lui è un po' esagerato, diciamo, però un bellissimo ricordo. Ero andato a trovarlo a casa sua e mi aveva accolto veramente come un amico. Vabbè, bei ricordi, insomma. Vabbè, ma questi sono Bene. i ricordi, i miei ricordi personali, non c'entrano niente col mondo esterno, insomma, sono cose mie, No, ecco. ma infatti non volevamo violare la privacy della sua casa, Ah, però visto un che po' si era nota, si possono, ecco. c'è quella C'è bellissima gente che si è messa con l'entino a bandiera controllare. americana alle sue spalle su Ecco, quel quella che ha camino. fatto. Quella sì, quella l'avevo ricevuta da ministro dell'Interno nel 94 perché ero andato negli Stati Uniti alla sede dell'FBI. Perché avevano intitolato una sala a Giovanni Falcone. Forse era la prima volta negli Stati Uniti e forse anche in Italia non era ancora stato fatto. Nel 1994 l'FBI intitolò una sala a Giovanni Falcone e mi invitò come ministro dell'Interno e mi regalarono quella bandiera. Quindi per me Certo. è un ricordo molto, molto particolare e molto E intenso. pensate che coincidenza, Falcone e Borsellino sono proprio l'unica foto chiaramente distinguibile nello studio di De Magistris. L'ho Li ha visto. Sì. messi lì proprio come i lari domestici, le dignità laiche a cui tenere, Va come dire, bene. onore. De Magistris, facciamo. Da quanto tempo Beh, sono lì? io ho fatto gli iscritti in magistratura il 23 maggio del 92, quindi ho consegnato gli iscritti giorno prima della strage di Capaci, quindi sono magistrati ai quali ho ispirato il mio percorso professionale insieme ad altri, quindi un ricordo indelebile. Bene.